Torno a far discutere il caso Ecopol. Siamo nella sede di Italia Nostra a Rovigo in Gran Guardia con il presidente appunto di Italia Nostra, Fabio Bellettato. Cosa verrà ribadito oggi in confronto a questa vicenda che dura ormai appunto da varie settimane e riguarda tutta la cittadinanza? Vi presentiamo ufficialmente il documento che le associazioni ambientaliste hanno presentato assieme alla rete dei comitati sulla richiesta di assoggettabilità via del progetto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presso Viale Amendola. Siamo anche con gli altri rappresentanti di Legambiente, in particolare anche WWF, con Caterina appunto di Legambiente. Cosa viene ribadito in particolare anche per la situazione della salubrità dell'ambiente e anche dei cittadini? Sì, noi abbiamo sottoposto il progetto al nostro comitato scientifico e ci hanno riferito che il progetto attualmente non ha le garanzie di provare una compatibilità ambientale, ci sono diverse carenze all'interno del progetto e di conseguenza anche noi abbiamo portato le nostre osservazioni alla provincia, al comune, ad ARPAV per chiedere un rinvio del progetto a una valutazione di impatto ambientale, perché abbiamo preoccupazione noi ma tutte le associazioni qua presenti delle emissioni insalubri che possono contaminare la città e che possono dare problemi alla salute delle persone. Siamo anche con Massimo Venà, quali saranno i passi che verranno appunto fatti, le aspettative anche rispetto a questo? Le aspettative sono che l'amministrazione intanto richieda la via e poi vediamo in seguito che cosa faremo, perché naturalmente noi chiediamo la via, poi avremo le nostre osservazioni che non saranno certamente molto favorevoli, lo anticipo, e dopo staremo a vedere, insomma, in buona sostanza.